Proviamo allora prima di uccidere Grace. Ok. Proprio nel collo, cioè proprio. Bah, così. Dimenticato quanto era carina. L'odore lo ricordo ancora. Anna si avvicina a me. Tu l'hai fatto. Le scarpe sono bagnate. Beh, sti cazzi, appunto. Non è un problema. Ora che tu sei di nuovo con me, nulla è importante. Ti amo. E finisce così. No, un'altra opzione. Tutte nel finale. La metto qua questa. Tutte nel finale queste opzioni. Facciamo che non la uccide e poi dopo vediamo che cosa succede. Ti amo. E quindi come finisce questa storia? Jake, cosa c'è? Sono annoiata. Aspetta, abbiamo quasi fatto. Aiutami. Io lo farei se potessi, giustamente. Sta ancora mezzo una chiavica. Vabbè, stanno a seppellire Grace, praticamente. Ottimo lavoro, grazie. È ovvio, ma nessuno verrà qui. Quindi come va a finire? Mi dispiace aversi messo così tanto, quindi è ritornato. Quanto tempo tu ci abbia messo non è nulla, tu ora sei qui. Mio amore, così carina, vabbè. Mi stai parlando di un luogo di riabilitazione, no, in nessun modo. Trovassi altre ragazze carine qui. Bene. Rimasta sempre la stessa praticamente al finale. Quindi abbiamo fatto il finale con cui noi rimaniamo praticamente con Anna. Mi spiace Jack, non posso aiutare me stessa, vabbè. Aspetta che io possa ritornare a camminare. E niente, abbiamo fatto, non lo so se è una good ending. È tutto vero, tu sei perfetto a modo tuo. Tu non puoi essere perfetto, vabbè. Quello che mi hai mostrato quella notte, tu sei arrivato come un angelo della morte. Quindi lei è felice e praticamente gli ammazza i genitori. Sta guardando a me, i suoi occhi sono chiusi. Fa freddo qui, torniamo a casa. Giustamente perché lo sta trasportando sulla sedia a rotelle, questo. E finisce così, dimmi. Due lupi in un mondo di pecore, va bene. Quindi immagino che sia finito così. Oh, che cosa? Basta. Andiamo qua. E facciamo che uccidiamo Anna. Perché prima abbiamo fatto che non l'abbiamo uccisa. Ok. Ha pure censurato, ma dai. Anche se è sorpresa. Sì, mi è scappata la mano. È tutto a posto, è successo. Quindi abbiamo ucciso tutti e due. Dannazione. È tutto ok. Ho reso il mondo un posto migliore.
Se ne ho ucciso tutte e due, vabbè. Ci vediamo tutta. Si è ucciso anche lui. Quindi in questa operazione si uccide anche lui. Fa una strage. Invece ritorniamo qua e facciamo che non uccide Grace. Le chiavi. Dammi le chiavi, Anna. Sei sicuro? Sì. Ah, mi lascia le chiavi. Ci credo proprio che mi lascia le chiavi, però va bene. Mi avvicino praticamente a lei, ma io non riesco a sbloccarle. General Waste, vabbè, la controllando se è ancora viva, è ancora un po' pallida, ma ce l'ha fatta. Perché l'hai fatto? Perché pensi? Cioè, tu che cosa ne pensi? Te l'ho chiesto prima io. È una parte del tuo piano? Sono debole, Jack. Il mio piano? Il mio piano primario. Ma qua risalviamo di nuovo per capire che cosa dobbiamo. Allora, se facciamo che uccide Anna. Sì. Penso sia una parte di questo. Sono pesanti, però ce la fa. Non ha tempo di fare nulla e vabbè. Cade a terra e piange. Sei morta. Ciao. È andata. Inizio a scappare nella sua mano per far pensare che si sia suicidata. Va vicino a Gris. Gris, si sveglia. Puoi sentirmi? Si svegli, ispettore. Quindi tu dici che l'ha fatto da sola. Perché? Perché? Non so perché. Forse lei non aveva visto altra via di fuga, non aveva trovato altra scelta. He seems me as armor. Ok. E niente. Forza, vai. Non può essere così. Dammi una storia migliore. Ripeto quello che ho detto, che Anna si è uccisa da sola. Non so perché. Probabilmente ha perso la testa, ma l'ispettore non sembra felice. Ha fatto un sacco di domande per un sacco di ore, vabbè. Poi qualcuno ha chiamato. Non scappare, resta qua. Giustamente lui ride. Porca miseria. Dopo c'è stato un rumore molto forte, come se qualcuno fosse caduto dalla sedia. Dopo poche ore mi hanno lasciato libero. Ok, sono andato a trovare Chris in ospedale. Cosa vuoi fare una volta che sono uscito da qui? Qual è la prima cosa a cui pensi? Felice. Ci sono un sacco di cose, ma non lo so. Vorrei restare con Jack. Vabbè, l'abbiamo capito. Questa dovrebbe essere una good ending. Insieme in breve tempo e non posso aspettare. Andare da qualche parte molto lontano e va bene. Povera ragazza. Ehi Jack, ehi.
Io so che cosa hai fatto, lo so. Cosa? Io ho visto tutto. Tu hai visto cosa? Porta un dito alla gola e lo passa da una parte all'altra. Io ho visto. Significa che hai. Grazie. Spero per molto tempo che tu mi salvassi. Sei stato così coraggioso. Non sarei mai stato capace di una cosa del genere. Tutto qua. Perché sei preoccupato? Era stata una mia idea di ucciderlo in un primo momento, ti ricordi? E ti amavo così tanto da dirtelo. Io gli avevo detto che l'avremmo ucciso insieme. E ora lei è andata. E va bene. Sì, e Jack, cosa vuoi? Io non penso che qualcosa. Ah, che posso uscire qualcosa fuori quando sono fuori. Vabbè, tutto a posto. E poi? Aspetta, questo va bene, sorrido. You like the sound of. Ti piace sentirti dire questa cosa, sì. Le cose andranno terribilmente bene. Ok. E poi? No, nulla. Noi faremo qualsiasi cosa per stare bene, non credi? Sì. Lasceremo questo alle spalle, eccetera, eccetera. Ne abbiamo parlato, è sorriso molto a lungo, due persone. Vabbè, due persone felici, ciao. Adesso l'abbiamo capito. E finisce così, ok. L'altro finale invece. No. No. No, opzioni. Load. No, probabilmente. No, sì. Non uccide Anna. Non c'è nessun piano. Non ce n'è mai stato uno. Vai a chiamare aiuto. Dobbiamo portare Chris in ospedale. Chi sei tu? Ciao, il mio nome è Jack. È un piacere incontrarti. No, non sei tu. Come puoi ricordarti tutto e fare tutto ciò? Mi dispiace, Anna. Ho causato un sacco di dolore, vabbè, non posso mai, non potrò mai ripagartene. No, tu hai ucciso i tuoi genitori. Chi se ne frega di questo? Loro erano pecore, noi siamo persone. Cioè, loro erano persone e noi siamo persone, dopo tutto. Ci sono solo persone, stai zitto. È la verità. No, ti sbagli. Mi dispiace. Oh, porca miseria. Ho fatto zompa. Ammazza noi. Il coltello di Grace, non ne sono sicuro. L'ho premesso la mia giugulare. Smettila di dirmi di fare imbrogli con me, per favore. Non posso farlo. Non farlo, Anna. Se lei mi uccide, il suo futuro è finito qua. Butta giù il coltello. O cosa? Che cosa farai? Io non farò nulla. Non ti farò del male. Io voglio che tu sia felice, quindi. Fallo e. Fallo. Sarò felice. Uccidila. Ah, quindi prende le nostre mani e le sposta. Non posso, perché no? Io non sono chi tu pensi. L'uomo che lei si ricorda non esiste. Non è mai esistito.
Quando quello che ho fatto da bambino è stato un incidente, io no, non è stato un incidente, non lo è stato. Tu eri il mio eroe, vero? Quindi l'eroe voleva alla fine che uccidessimo i genitori. Tutto sto casino. Squeeze my shot. Finisce così. Una parte di me sperava che Anna rigettasse la verità. Colpevole, giustamente. Quindi c'è una mano sulla mia spalla, non voglio guardare, io guardo. Tieni un altro posto. Una brezza. Grazie a Dio, qualcosa mi ha svegliato. Io odio ricordare il passato. Sei finalmente sveglio. Hai avuto un felice sonno. Devo dire, non ricordo. Non mi chiedo se ci riuscire. E spendere tutto il tempo a dormire. Mi dispiace. Oh mio Dio, quindi va a virare tutte e due. Avevo i suoi denti, giustamente. E niente, quindi felici e contenti tutti e due. Favore. Anna prende la mia mano destra e Clarice prende la mano sinistra. Mi alzano insieme e quindi iniziano a camminare pian piano. Quando potrei, non lo so, noi possiamo farlo. Prometti non farlo molto a lungo? Sì, lo prometto. Vabbè, perché non vuole che si sforzi. Vabbè, sono in un paesino molto felice. La struttura sembra una casa. Dove vivono, però. Carino. Una casa, ma è comunque carina. Ho conosciuto un bel po' di persone. E niente. Penso che finisca così alla fine questo gioco. Vabbè, sono rimaste tutte e due carine. Ma io volevo sapere del dottore. Quindi vanno semplicemente a vivere tutti e tre felicemente insieme. Don't think I'll never thank you. Ringrazio per cosa? Per avermi aiutato nella mia vita. È un strano modo giustamente di scrivere. No, realmente, grazie. Massaggio il mio ginocchio, fa un po' male. Nuove persone, vogliono farsi degli amici. Incontrato una donna di nome Anne. Carino, è vero? Voglio presentarvela. Una donna. Non deve essere geloso, non lo sono. Non c'è nessun modo per venire. Grace.
ci sono persone più importanti, eh? È vero. E le ragazze sanno che è la verità. Cosa succede? Beh, siamo di un incubo. Oddio ragazzi, quanto ancora continua questa cosa? Pensavo che eravamo all'ultimo finale. Non era un incubo alla fine. O comunque semplicemente lui ha detto che aveva ucciso i genitori di Anna e stop. Eh sì, stanno a parlare i genitori di Anna. Non preoccuparti. Non farà nulla di stupido. E vabbè. Sì, no, la gamba ti fa male, sì. E niente, stanno continuando a parlare, ma senza senso. Sono beh, sono tutte preoccupate perché lui si sta incolpevolizzando per l'uccisione dei genitori di Anna quando non c'è nulla di cui preoccuparsi. E non sto capendo perché stanno a fare tutta questa manfrina. Li ha uccisi, basta, stop. Cioè, non è che. Vabbè. Dobbiamo muoverci. Non dimenticarti quello che è accaduto, abbiamo accettato e no, continuiamo ad andare avanti. E vabbè, abbiamo capito. E poi? Posso farlo? Posso continuare a vivere noi? Ci proverò? Ok. Alleluia. Ma sono contento, grazie. Ok, questo è ciò che vogliamo. Sì, ma quanto dura sto finale? Sì, stanno tutto buono, tutto felici e contenti. Per la Roma, dove vogliamo andare? Che cosa vuoi dire? Noi dovremmo essere annoiati. La gamba è caduta di nuovo. Lui non ce la fa. Jack, ebbene, si è fatto male. Niente, non si è fatto niente. C'è da ridere. Allora, sono felici. Ok. Oh. L'abbiamo fatta? Finito? Non è finito. Per renderle felici devo smettere di fare la parte di quello colpevole. Io so che devo farlo. Lo devo fare per loro, eccetera, eccetera. Io sarò felice. Mi sto facendo due coglioni. Oh, finito. Dimmi di sì. Sì.